Ma quanto consuma una pompa di calore per riscaldamento nei mesi più freddi? Tradotto in parole semplici, in un giorno quanti euro devo tirare fuori dal mio portafoglio per riscaldare casa? Lo scoprirai in questo video, dove ti mostrerò i numeri reali delle centinaia di abitazioni che vengono monitorate tutti i giorni. Prima però, clicca sul tasto mi piace e partiamo! E se è la tua prima volta sul mio canale, clicca sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco, così da ricevere in anteprima i miei nuovi video. Se stai per investire diverse migliaia di euro su un impianto in pompa di calore, hai diritto di sapere quanto consumerà giornalmente. E immagino che questa domanda l'hai già fatta a chi ti sta proponendo la pompa di calore o all'installatore, ma se non è un esperto in pompe di calore, avrà fatto fatica a risponderti. Per questo oggi ho deciso di svelarti quanto consuma una pompa di calore durante una giornata d'inverno, ma non lo farò basandomi su delle formule matematiche e teoriche. Ci sono anche quelle, certo. Ma prendendo la media dei consumi di centinaia di abitazioni che posso monitorare a distanza grazie alla nostra piattaforma. Naturalmente parlo di pompe di calore professionali. Non posso sicuramente mettere bocca su delle soluzioni generiche che trovi da qualsiasi altra parte. Si parla poi di medie statistiche che variano da stagione a stagione. Ad esempio, febbraio, marzo, aprile 2018 sono stati molto più freddi rispetto a febbraio, marzo, aprile 2017. Quando parlo non sono più bravo degli altri, ma riporto semplicemente le mie esperienze e quelle dei tecnici che collaborano con me, perché ci siamo specializzati, cioè facciamo questo tutti i sacrosanti giorni. Ma veniamo a noi. Il primo passo sta nel calcolare quanti kilowattora termici servono per riscaldare la tua casa per tutto il periodo invernale. Questo dato lo puoi ricavare dalla legge 10 che ti ha fatto il tuo progettista, oppure da una stima fornita da chi ti segue nell'installazione. I kilowattora termici complessivi dipenderanno da diversi fattori, come ad esempio come è stato realizzato l'involucro della casa, l'isolamento del tetto, la trasmittanza degli infissi, dall'esposizione della casa verso sud, cioè quanto il sole aiuta a riscaldare i muri della casa, e poi dalle perdite per ventilazione e numerosi altri parametri che vedremo in un video dedicato. Determinati quindi i kilowattora termici che servono per tenere calda la casa per tutto il periodo invernale, si passa ai kilowattora elettrici, dividendo i kilowattora termici per il COP nei diversi periodi dell'anno, cioè alle diverse temperature esterne e temperature di mandata verso l'impianto. Sì, perché come ben sai, il COP varia al variare della temperatura esterna. Più freddo fa fuori, più il COP si abbassa. E quindi si abbassa anche la resa della pompa di calore. Tradotto, aumentano i consumi elettrici a parità di casa riscaldata. I kilowattora elettrici, cioè quelli che paghi, variano molto da pompa di calore a pompa di calore. Cioè, per tenere calda una casa e ottenere quindi gli stessi kilowattora termici, una pompa di calore professionale consumerà meno di una pompa di calore commerciale, perché ha un COP più elevato e quindi consumerà meno kilowattora elettrici, che sono quelli che a te interessano perché sono quelli che tu paghi in bolletta. Ed ecco che adesso ti mostro la tabella. Determinati kilowattora elettrici consumati per tutto l'inverno, dai centinaia di casi monitorati in zona climatica E, abbiamo ottenuto queste percentuali di consumo mensili e quindi anche poi giornaliere. Infatti, se divido il consumo mensile per il numero di giorni di quel mese, ottengo quanti kilowattora vengono consumati in quel specifico giorno. Quindi, ad esempio, se prendo 6.000 kilowattora elettrici consumati nella stagione invernale, avrò che nel mese di ottobre posso aspettarmi un consumo di 280 kilowattora elettrici, nel mese di gennaio di 1.344 kilowattora elettrici, nel mese di aprile di 396 kWh elettrici. Giornalmente quindi avrò che, ad esempio, a dicembre la mia pompa di calore potrà consumare 36 kWh in un giorno. A marzo potrà consumarne invece 28 kWh in un giorno. Tiriamo quindi le somme. Partiamo dai kWh termici che servono per tenere calda la tua casa, che può darti o il progettista termotecnico se ti ha fatto la legge 10, oppure un consulente tecnico preparato. Poi trasformiamo questi kilowattora termici in kilowattora elettrici, cioè kilowattora che tu paghi in bolletta per tutta la stagione invernale.
determinati kilowattora elettrici vado a suddividerli mese per mese e giorno per giorno a seconda delle statistiche delle nostre pompe di calore monitorate e quindi ottengo quanti kilowattora elettrici in un giorno specifico la pompa di calore potrà consumare per tenere calda la tua casa. Giusto per darti dei numeri, posso ipotizzare che una casa nuova, ad esempio appena costruita, quindi con un ottimo isolamento da 150 metri quadri, possa consumare per l'intera stagione invernale circa 4.000 kWh elettrici. Una casa invece di 20 anni, con 200 metri quadri di impianto a pavimento, consumerà circa invece 6.000 kWh elettrici in una stagione invernale. Una casa invece da 300 metri quadri, vecchia di 40 anni, con impianto a radiatori, invece possiamo andare a 8-9.000 kWh elettrici per tutta la stagione invernale. E quindi giornalmente otteniamo questi risultati. Quindi ti chiederai, ma che fotovoltaico devo installare per coprire questi consumi? Questa è una bella domanda, ma il tempo che ci rimane è veramente poco, quindi ti risponderò in un altro video. Se hai delle domande specifiche sulla tua casa, allora scrivile nei commenti qui sotto, sarò io di persona a risponderti come sempre. Oppure se vuoi capirne un po' di più, vai sul mio sito samueletrento.it. Ricordati poi di cliccare sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco, se non l'hai ancora fatto, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei nuovi video.